Vogliamo costruire, da oggi, da qualche tempo, da 10 anni, 12 anni a questa parte, siamo impegnati tutti a costruire un grande Veneto. Chiudete gli occhi per un attimo, pensate a come eravamo 15 anni fa, apriteli e vedete se siamo o no migliorati. Molti cambiamenti sono avvenuti, cambiamenti in positivo, e molti altri ancora possiamo farne. Guardate sulla viabilità, ad esempio, guardate sull'aiuto alle famiglie più bisognose, ad esempio, guardate sotto tutti i profili e vediamo se passi in avanti sono stati fatti. Sì, passi in avanti importanti sono stati fatti, ma non sono sufficienti. Oggi abbiamo a cuore un unico problema, che è quello di far uscire questa nostra terra, questo nostro Veneto, queste nostre aree dalla questa crisi economica prima di altri territori, e ne abbiamo la possibilità, prima della Lombardia e del Piemonte. Noi il Friuli, un pezzo di Emilia Romagna, abbiamo la possibilità di uscire più forti da questa crisi per dare le certezze vere alle aspettative di tutti, per essere un po' più ricchi tutti. Questa è la vera scommessa, e questa scommessa la possiamo vincere. La possiamo vincere perché abbiamo testa, abbiamo voglia di fare. I nostri concittadini, più di altri, hanno, nei momenti del bisogno, si sono sempre tirati sulle maniche e hanno cominciato a lavorare sodo, a lavorare all'interno, a lavorare all'esterno, a andare in cerca di nuovi mercati, a rischiare il proprio, a rischiare i propri patrimoni, le proprie famiglie, per cercare nuovi sviluppi, nuovi sbocchi. E su questo è stato l'elemento vincente del Veneto fino a qualche anno fa. Oggi noi stiamo costruendo il Veneto del terzo millennio. È un momento rallentata la corsa perché c'è questo periodo di crisi, ma noi con la nostra gente, con i nostri operatori, con i nostri imprenditori, siamo in grado di superare tutti ed essere in testa alla ripresa. Questo noi vogliamo. Ma in testa alla ripresa perché? Per un semplice fatto, guardate. Perché quando c'è impresa, quando c'è sviluppo, quando c'è imprenditoria, quando le cose si allargano, c'è la possibilità di certezze per tutti. Oggi ci sono tante persone che perdono il posto di lavoro, tante aziende che chiudono, tanti imprenditori, ma tante famiglie che soffrono, che hanno l'incertezza del dopodomani, del domani, del dopodomani. Noi dobbiamo far sì di spostare questa incertezza, di dare anziché le incertezze le certezze. Noi siamo in grado di darle perché in questi anni abbiamo lavorato per questo, e nei prossimi 5 anni saremo in grado di garantire questo sulla base non di parole vuote ma degli atti e dei fatti che in questi 10 anni abbiamo prodotto. Non ci presentiamo, come dire, i pivelli che vengono sulla scena politica, hanno bisogno di urlare, hanno bisogno di dire no, hanno bisogno di alzare la voce per far vedere che ci sono. No, la nostra è un'azione politica, è un'azione che ha basato, che è stata imperniata sui fatti, che molte cose ha prodotto, che potremo produrre ulteriormente nei prossimi 10 anni, nei prossimi 5, nei prossimi 10. Noi rappresentiamo più di altri la continuità, noi più di altri possiamo dare le certezze di uno sviluppo sul serio alle nostre famiglie, alle nostre imprese. Ecco perché dico, questo è il popolo delle libertà, e non dobbiamo avere paura della concorrenza con la Lega, perché la gente alla fine premierà chi sa dare loro competenza, professionalità e certezze. E questo lo possiamo dare solo noi. Ecco perché questo è il compito che abbiamo, importante, nei confronti non solo nostri che oggi corriamo per essere candidati da una parte all'altra, ma sulle nostre spalle, sulle vostre spalle sta questo importante momento di dare risposte positive alle persone, sapendo che questo è il partito che riesce a interpretare meglio e che sa fare meglio il lavoro per dare questo tipo di risposte. Questo lo stiamo facendo a livello regionale, ma questo lo dobbiamo fare anche a livello comunale. Guardate, e io su questo termino, scusatemi per la lunghezza, abbiamo una grandissima possibilità. In tutta questa logica di grande Veneto, andate a vedere anche geograficamente, c'è un momento centrale tra le due regioni, tra il Friuli, il Veneto e parte dell'Emilia Romagna.
Quest'area centrale è rappresentata dal Porto Gruarese, da Porto Gruaro, dalla sua area, dal suo territorio. È l'elemento fondamentale, anche geograficamente, di questa possibilità di sviluppo ulteriore, di ripresa dello sviluppo. È la porta vera del nord rispetto ai paesi dell'est, è la porta vera del nord d'Italia rispetto all'Austria e rispetto alla Germania. Questo è l'elemento fondamentale, questo è il ruolo fondamentale che può giocare il territorio di Porto Gruaro con a capo Porto Gruaro. Questa è la grande scommessa che dobbiamo cogliere e dobbiamo vincere. Ma per coglierla e vincerla c'è bisogno di uomini con le palle. E credo la squadra che è stata messa in piedi a fianco a questo sindaco è una squadra con le palle e che ha voglia di fare e di andare in questa direzione. Non si accontenta delle pacche sulle spalle ai bar, non si accontenta e non vuole andare a rincorrere le ciacque da bar o da pianerottolo. Ha in mente questo disegno, si presenta con la propria faccia e ha una squadra forte dietro. Non una squadra di zavorratori. Io sto pensando al povero Bertoncello, che io anche stimo sotto un profilo, per un rapporto personale. Ma pensate, come può lui ragionare in questi termini di dare prospettive anche economiche, soprattutto economiche a questo territorio, quando nella sua compagine ha questi zavorratori che si chiamano rifondatori comunisti, comunisti italiani, verdi, bianchi e chi? Di Pietro. Ecco, come può pensare? Bertoncello sarà anche una brava persona, ma il giorno dopo si ritroverà peggio di prima, zavorrato, e farà sì che questo territorio non vada avanti, insegua lo sviluppo, ma sia zavorrato e ritorni indietro di 20 anni. E questo è anche per questo motivo che abbiamo chiesto ad Angelo di candidarsi, di portare avanti questo tipo di problematiche, di portare avanti questo tipo di politiche, di dare soprattutto con il cuore e con la testa, lui e tutta la squadra, una prospettiva alle nostre genti, alle nostre famiglie e ai nostri figli. Grazie.